Pace a tutti da Radio Messaggio Cristiano, ben sintonizzati sulla nostra frequenza e ben connessi sul nostro canale YouTube e nostra pagina Facebook, dove in questo momento sta per iniziare uno dei culti di Radio Messaggio Cristiano. Ascoltiamolo insieme. Signore, alleluia, alla tua presenza, Signore, alleluia, ci presentiamo ancora questa sera così come siamo, come tu ci vedi, come ci conosci, alleluia, gloria al tuo nome. Dio Signore, dentro di noi c'è quel seme che tu hai messo, il seme della tua giustizia, del tuo amore, alleluia, gloria, la randa, la massita, la massia, alleluia, gloria al tuo nome, alleluia. Ed ecco, noi, Signore, te ne offriamo il frutto di quel seme che tu hai messo e hai fatto germogliare e crescere per la tua gloria. Quindi, o Signore, accetta e gradisci il tutto insieme a Gesù, benedetto con te in eterno. Amen, alleluia, amen. E Gesù un giorno ha detto, dice, camminate nella luce finché è giorno, perché, dice, verranno momenti in cui la luce verrà tolta, allora si camminerà nelle tenebre. Ma Gesù perché ha detto questo? Perché effettivamente, vede, quelli che avrebbero accettato Lui, quando Lui è venuto come la luce, quella luce è venuta tra gli uomini,
ma gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, dice, perché le loro opere erano malvagie, erano e sono sempre malvagie. Alleluia. E quindi quelli, vedete, che vogliono vivere nell'oscurità, allora non accettano il Signore, cioè che è luce. Perché, vedete, la luce fa vedere tante cose, per non dire tutto. Quindi accettando, guardate che il Signore mi ha dato da capire in questo momento, accettando Gesù, che è la luce, veramente, ecco, la luce è venuta tra gli uomini, allora, che cosa succede? Perché gli altri non vogliono accettare Gesù? Loro non è che sanno che Gesù è luce e quindi non lo accettano. Perché l'avversario gli mette nel cuore, a quelli del mondo, ai non credenti che non vogliono credere, perché se tu credi in Gesù, accetti Lui, tu finisci di vivere, perché non ti puoi muovere più. Ognuno si scanta e dice, allora io vengo bloccato e quindi non posso fare niente. Dice, perché? Però sia glorificato Dio. Chi accetta Gesù, ecco, accetta la luce, e quella luce che ora c'è dentro di noi, se ve ne accorgete, ci fa vedere tutte cose. Chi non vuole vedere non vede. Chi non vuole vedere chiude gli occhi, si chiude i ricchi e non vuole vedere né sentire niente. Perché? Parlano fra noi, se mi fa meglio, no, no. Potremmo aprire il cuore, che tanto dice, gira voi fuori, dice, siamo tutti sotto la stessa barca. Onestamente, ognuno di noi non capisce quando sta facendo una cosa sbagliata. Avanti, dice, come lo vogliamo. Avanti. Io capisco. E me ne accorgo. E non me ne accorgo dopo di aver fatto una cosa. Me ne accorgo pure prima. Me ne accorgo prima. Perché me ne accorgo prima? Perché avendo accettato Gesù, essendoci la luce dentro di me, la luce mi fa vedere tutte le cose sbagliate. Chi non possiede la luce, chi non ha Gesù dentro e quindi non possiede la luce, cammina al buio, a tentone. Ecco, a tentone. Perché effettivamente, guardate, perché attentoni, se non mi sbaglio, vuole dire vivere nell'incertezza. Ufazzo, no fazzo. È giusto e sbagliato. Quante volte vi è successo questo? Tante volte, vero? E io vi dico che non dovrebbe succedere. Perché se la luce di Cristo è dentro di noi, ci fa vedere quello che dobbiamo vedere, quello che dobbiamo dire, quello che dobbiamo fare, ci fa vedere tutto. Ci fa vedere dove dobbiamo mettere i piedi. Amen. Quindi se ci sono delle incertezze, ciò significa che la nostra luce non è bella, radiosa. Amen? Illumina soltanto a un palmo d'un naso. Amen? E ci fa vedere le cose limitatissime. E nel vedere le cose limitatissime, uno vive nell'incertezza. Chi vive nell'incertezza sbaglia. È così o non è così? Guardate, questa non è farina come sacco, questa è farina della luce di Gesù. Amen? Gloria a Dio. E infatti, tanto è vero, guardate che è bellissimo, in questo istante il Signore mi ha dato anche da spiegare meglio, prima a me stesso e poi a voi.
Non sta scritto che, dice, negli ultimi tempi il Signore scriverà Lui stesso la sua legge, i suoi comandamenti nei nostri cuori. E nessuno, dice, avrà bisogno e dirà, conosci il Signore al proprio fratello. Perché? Dice, io inciderò la mia legge e i miei comandamenti nei loro cuori, nei nostri cuori. Alleluia. Vedete? Quindi, dice, allora a questo punto, allora l'anziano per che cosa serve? Serve appunto per spiegare sempre meglio queste cose, in modo tale che uno capisca sempre di più. Perché se non ci fosse nessuno a spiegare queste cose, noi cadremmo nell'apatia delle cose di Dio, quindi la luce, vedete, si spegnerebbe sempre di più. Amen. Al punto di non farci vedere le cose che, grazie alla luce di Cristo, noi vediamo. Perché? Guardate, non vi guarda. Vi succede, non vi succede. E allora, che il Signore certe volte, non diciamo Signore, perché se io dico il Signore, allora ognuno sieda sotto i banneri, dice, oh Signore, non parlo, pure che disapprova però se sta a modo. No? E allora, quando per esempio il fratello, in questo caso l'anziano, no? Perché lui ha questo compito, stavo dicendo purtroppo, purtroppo non nei confronti di Dio, purtroppo nei confronti dei credenti, perché qua vuole cotta, qua vuole cruda, qua vedi una maniera, qua vedi un'altra, non c'è mai nulla contento. Allora, quando il Signore fa dire all'anziano, no? Vede, fratello, sorella, il fatto che tu dici, che stai facendo, che hai sbagliato. Allora uno subito, eh? Ma un fratello mi disse che chi stai sbagliato? Io non ci vedo niente di male. Non va capitato manco. Sapete perché? Perché la luce che c'è in voi non è la stessa luce che c'è in me. Quindi io vedo, o meglio, il Signore mi fa vedere molto più in là di quanto vedete voi. E allora voi non vedendo, non rendendovene conto, mi date tutto. E dite che è sbagliato, che sogno che sbaglio. Invece... Amante, ho fatto questo esempio bello, 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 bello. Perché cai cosa sanno a capire? Perché veniamo qua? E quindi dopo che uno esce da questo luogo, dice, io stasera non capia niente. Invece no, nessuno. Non vi è successo mai. A me, suo fratello, è successo, eh? Che quando io andavo a scuola, che sbagliava era sempre un professore. Io non sbagliavo mai. Io non sbagliavano mai. A me, non era, eh? Alleluia. Certo, non era proprio così. Io l'ho esagerata la cosa, ma un pezzichetto c'era, vai. Brussuri esagerato, chi sta là con me, amen, gloria a Dio. Vedete? Ma allora, a questo punto non era, non erano i professori, togliamo le eccezioni, perché non è che sono tutte disgraziate, ci sono quelli che sono disgraziati. Ma ora, a quel punto, non erano i professori che agivano male nei nostri confronti. Noi credevamo che i professori agissero male nei nostri confronti, perché la loro conoscenza, la loro cultura, la loro sapienza non era uguale alla loro. Sono riuscito ora a farmi capire? Vedete da che cosa nasce, diciamo, l'incomprensione che non ci fa accettare quello che i superiori ci dicono. Perché
Guardate, c'è un altro piccolissimo esempio che rispecchia la realtà delle cose. Quante volte anche noi, quasi quasi disapproviamo l'agire di Dio. Fratello, stavolta tu dici sta giusta rossa. Apertamente non lo facciamo. Però, furbescamente, sottilmente, noi spesso disapproviamo anche l'agire di Dio. Mi pare una cosa rossa. Ve lo dimostro come? Ve lo dimostro? Semplice, semplice. Non vi è scappato mai di dire: Signore, ma perché sto fatto così, così, così? Non va succeduto mai? Che devo andare a studiare, mammo? No, Signore, ma perché sto fatto, ecco, perché sto cosa così? Non gliel'avete chiesto mai? Scusate, guarda, ma nessuno tuo pupito, se chiamate noi due ore questo. Ecco, quel dire, ma Signore, ma perché sto fatto così, 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 così? Che cosa vuol dire? È una disapprovazione mascherata. Perché tu chiedendo perché, Signore, sto cosa è così, tu non ci stai dicendo bella direttamente, ma Signore, io non capisco perché tu stai agendo in questa maniera. Non sarebbe stato meglio, non sarebbe meglio agire invece in questa maniera? Mi ci scippa testa, per esempio, a chi lo dà con noi e ci antepatico. No? Ecco, vedete allora come effettivamente se questo nasce tra noi e Dio, non volete che questi pensieri, che questi atteggiamenti non nascano e non si manifestino in mezzo alla fratellanza, nella Chiesa, nei confronti pure dell'anziano? Amen, gloria a Dio, alleluia. Però vedete cosa succede? Che bisogna stare attenti. Perché guardate, da quando servo il Signore, molte volte il Signore ha parlato, mi ha fatto dire delle cose apparentemente assurde, ma che poi sono andate a finire dove non si voleva finire, andare a finire. Alleluia. In diverse circostanze il Signore mi ha fatto mettere in guardia dei fratelli e delle sorelle. Fai attenzione, vedete così, così. No, ma sai, fratello, così, così. E poi si sono trovate a testa tutta, come si vuol dire, e a pedallare. Il fratello era esagerato. Alleluia. Io non ci vedo niente da male. Tu fratello, tu sorella non ci vedevi niente male e non ci vedo niente male, perché torno a ripetere, la luce che c'è in te non è la stessa luce che c'è in me. Ma non perché io mi voglio vantare, ma perché il Signore mi ha messo su questo pulpito e quindi è Lui che mette la sua luce in me e mi fa vedere. Sono riuscito a capire, siete riusciti a capire, io perché dico io sono riuscito a spiegarmi. Allora, io ora dopo c'è, non vorrei essere retorico, vorrei, non so perché il Signore fece fare questo discorso. Io lo so perché mi fece fare questo discorso. Non so a chi è diretto, perché è diretta a tutta la Chiesa, anche a me. Amen. Perché vedete, le cose che il Signore mi fa dire alla Chiesa, non pensate che non appartengono anche a me. Perché io devo prendere, amen, prima per me, e poi portarlo a voi. Amen. Degli insegnamenti che il Signore ci dà. Beh, ora non mi sento di andare più avanti. Vogliamo cantare un altro canto? Ciao.
Alleluia. E se noi non fosse stato e non fosse ancora tutt'oggi così amabile nei nostri confronti, allora, quante volte saremmo venuti meno per non rialzarci mai più. Ma come sta scritto, dice, il giusto cade 7 volte e poi si rialza, ma non per le proprie capacità, per la grande benignità di Dio. Alleluia. Che sempre ci tende la mano e ci rialza. Alleluia. Amen. Gloria al Signore. E vedete, le cadute sono salutari. Non pensate che le nostre cadute siano negative sempre. Certo, se uno non cade è meglio. Però tante volte, vedete, il Signore permette, certo non è che ci fa cadere in una maniera, a meno che non siamo testardi, cocciuti, allora il Signore dice no, vuoi sbagliare? Sbaglia, e poi te la vedi tu. Ma vedete, quelle leggere cadute ci servono per rafforzarci, in modo tale, vedete, perché se noi non cadessimo mai, non facessimo queste piccole esperienze negative, ci inorgoglieremmo, e non c'è cosa peggiore. Vedete, perché, come dice sempre la parola di Dio, l'umiltà è quella che precede la gloria. Quindi noi più umili siamo, più gloria vediamo. Meno umili siamo, meno gloria vediamo. Amen. Però attenzione, vedete che l'umiltà non deve essere falsa, deve essere umiltà pura, genuina. Non studiare, uno fa finta di essere umile agli occhi del Dio messo dentro, perché quello è un beffarsi di Dio. Quindi allora noi dobbiamo, vedete, cercare sempre ardentemente l'umiltà, perché guardate, chi è umile va d'accordo in ta chiesa, in ta casa, in ta famiglia e in ta società. Qui ha una scagitta, non va bene né in ta chiesa né in ta casa né in ta famiglia né non ti. Amen, gloria a Dio. Perché vedete, l'umiltà porta a gettare acqua sul fuoco. Quando non si è umili,
Fratelli, si alimentano i fuochi, il fuoco si alimenta, perché l'orgoglio è quello che, vedete, non si è arreso mai e non si vorrebbe arrendere mai. Però il Signore, l'orgoglio, dice: non ti arrendi tu da solo, e ora ti faccio arrendere io. così, dice, si può forza. Amen, gloria a Dio. Quindi vedete quello che, perché tante volte dice, ecco, magari i messaggi vengono, ecco che il Signore ci aumenti la fede. Fratelli, ma guardate che se noi, vedete, cerchiamo l'umiltà, che è la cosa più bella. Perché guardate, l'umiltà è pure amore. Perché chi è umile possiede l'amore, chi non è umile non possiede l'amore. Amen. Quindi tante volte si chiedono altre cose al Signore e si trascura questa parte migliore, la più importante, l'umiltà. Alleluia. Amen. E guardate, come ho detto, come il Signore mi ha fatto dire il culto scorso, non prendete ad esempio me, perché anch'io ho i miei difetti, i miei lati negativi. Quindi noi dobbiamo prendere ad esempio sempre Gesù. Amen. Semmai, se volete prendermi come esempio, prendetemi come esempio nello sforzarvi, perché io mi sto sforzando. Allora questo. Però se riuscite meglio di me è ancora meglio. Amen. Alleluia. Allora, ricordo all'inizio, quando il Signore mi ha incominciato a usare, diciamo, mi ha detto: se non ti inorgoglisci, io ti farò vedere la mia gloria. Fratelli, queste parole sono rimaste impresse nella mia mente, nell'anima. Non le posso dimenticare. E cerco sempre di dire: Signore, non farmi mai inorgoglire, punto. Amen. E lui è stato fino a questo momento fedele alle sue promesse, perché non voglio dire che io abbia saputo mantenere al massimo, poi non lo so, il Dio lo sa, non voglio dire né sì né no, perché è inutile, che perché mi sbaglierei. Quindi ecco, come diceva l'Apostolo Paolo, non sono capace, non voglio giudicare neanche me stesso. Alleluia. Però voglio dire una cosa, che siccome mi sono sforzato in questo, noi ne abbiamo raccolto i frutti fino a questo momento, perché le cose che il Signore ci sta insegnando, ci sta facendo vedere, le rivelazioni sono gloria di Dio. Amen. Questa è gloria di Dio. Quindi vedete come il Signore mantiene le sue promesse. Alleluia. Se non ti inorgoglisci, io ti farò vedere la mia gloria. Alleluia. E lui, vedete, sta facendo vedere la sua gloria sia a me che a voi. Quindi insieme cerchiamo l'umiltà. Mettiamo sotto i piedi l'orgoglio. Amen. Nessuno si senta o si creda di essere superiore a un altro. Tutti siamo stati tratti dalla polvere. Le nostre origini sono quelle, polvere, nient'altro che polvere. Alleluia. E la gloria dell'uomo, dice, è come il fiore dell'erba, che al mattino fiorisce, poi durante il giorno il sole lo colpisce quel fiore, la sera non è più. E il luogo, dice, dove era, non lo riconosce più, non si ricorda più. Ecco che cos'è la gloria dell'uomo. E noi vogliamo, per poter entrare veramente nella gloria di Dio, bisogna che ci esercitiamo nell'umiltà. E ripeto, facciamo bene attenzione, perché chi non cerca l'umiltà tiene aperta la porta al diavolo. Non so se avete sentito. Chi non cerca l'umiltà lascia aperta la porta al diavolo.
E noi la porta al diavolo gliela dobbiamo chiudere in faccia con l'umiltà. Alleluia. Perché vedete, se Adamo ed Eva fossero stati umili, non avrebbero peccato. Se loro hanno peccato, vedete, è stato segno di poca umiltà. No, non di poca, di mancanza di umiltà. Perché appunto Eva avrebbe dovuto dire al serpente: io non voglio essere come Dio, perché Dio è il mio creatore, io sono il suo figliuolo e tale voglio rimanere. Amen. Invece vedete, ad Eva e poi successivamente anche ad Adamo piacque l'idea di essere uguale a Dio. E quando vedete uno si vuole innalzare, amen, più in basso di così non poteva arrivare l'uomo. Amen. Chi si innalza sarà abbassato, chi si abbassa invece sarà innalzato. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. E così vogliamo anche questa sera essere ubbidienti al Signore e leggere dove Lui ha stabilito. Amen. Allora vogliamo leggere nell'Evangelo di Matteo, capitolo 3. Ora in quei giorni venne Giovanni Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Questi infatti è colui di cui parlò il profeta Isaia quando disse: una voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Or Giovanni stesso portava un vestito di peli e di cammello ed una cintura di cuoio intorno ai lombi, ed il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la regione adiacente il Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel Giordano, confessando i loro peccati. Ma egli, vedendo molti dei farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque frutti degni di ravvedimento, e non pensate di dir fra voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre. Perché io vi dico che Dio può fare sorgere dei figli di Abramo anche da queste pietre. E la scure è già posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, ed io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia. Raccoglierà il suo grano nel granaio, ma arderà la pula col fuoco inestinguibile. Alleluia. Allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato. Ma Giovanni gli si opponeva fortemente, dicendo: io ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me? E Gesù rispondendo gli disse: lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni ingiustizia. Allora egli lo lasciò fare, e Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua. Ed ecco i cieli gli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questi è il mio amato Figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Alleluia. Fin qui la lettura. Alleluia. Neanche a farla apposta. Ecco, l'umiltà precede la gloria. E
quello che il Signore mi ha fatto dire, che bisogna ricercare l'umiltà. Quindi se entro i nostri limiti cercare di neutralizzare, di annientare l'orgoglio. Ma siccome per noi, vedete, è difficile, non impossibile, è difficile, allora dobbiamo ardentemente chiedere aiuto al Signore, perché dice: tutto ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. Amen. Questo che cosa vuol dire? Che nel momento in cui delle cose sono impossibili per noi e chiediamo aiuto al Signore, Lui con il suo aiuto le rende possibili. Amen. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. E allora, guardate come io dicevo, no, dicevo, perché fratelli, non dico niente, cioè io solo vado, stasera il Signore mi sta facendo trattare questo argomento, e non essendo, ripeto, cose preparate, io mi stupisco, dico, ma no, gloria a Dio, guarda, bello, perché sapete, quando il Signore mi fa parlare non è che ammaestra solo voi, ammaestra pure me, gloria a Dio. Quindi mangiamo tutti quanti lo stesso cibo. Allora, e adesso guardate, mi sono accorto di questo, guardate, parlando appunto il Signore di umiltà, no? Che questa sera ha fatto risaltare, diciamo, questo prezioso dono, questa preziosa virtù dell'umiltà, no? Che, ripeto, neanche a me il Signore l'aveva fatto spiegare così, ecco, mi aveva permesso di porre enfasi su questo, su questa virtù, l'umiltà, ecco. Però ecco, quando vedete, Lui riconosce il momento giusto e adatto. Guardate i frutti dell'umiltà. Alleluia. In quei giorni, dice, venne Giovanni Battista e predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Questo infatti è colui di cui parlò il profeta Isaia quando disse: una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Amen. Tutti sappiamo ormai, è una cosa saputa, risaputa, che siamo alle soglie, quindi negli ultimi tempi, insomma, del millennio, no? Dei mille anni, no? Gloria a Dio. E guardate come effettivamente il Signore sta facendo quest'opera meravigliosa senza che noi l'avessimo pensato, senza che noi l'avessimo progettato, perché i tempi li conosce il Signore, quindi sa Lui quando deve intervenire e come. Amen. Infatti non è stato il popolo che ha scelto, non sono stati i sacerdoti o i credenti di quei tempi a scegliere Giovanni Battista, amen, per preparare la via del Signore, ma è stato il Signore. Amen. E che cosa ha fatto? Appunto Giovanni gli ha preparato la via al Signore, a Gesù che doveva venire, è giusto? Infatti dice, predicava nel deserto della Giudea, diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Questo dice, infatti, è colui di cui parlò il profeta Isaia quando disse: una voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, cioè nella vostra vita. Cioè, preparate, ecco, preparatevi, perché Gesù sta per venire, quindi in modo tale che se Lui vi trova preparati, allora Lui entra dentro di voi. Amen. Per compiere quell'opera che nessuno può compiere. Amen. Soltanto Lui la può compiere. Quindi se voi vi preparate, allora Lui verrà, entrerà in voi e compirà l'opera sua, appunto, che nessuno può fare. Ecco, vi farà nascere di nuovo, vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Io dice, non, io non posso fare più di questo, io non posso fare. Io vi sto quindi esortando, vi sto invitando, esortando,
a ravvedervi, che ognuno di voi cerchi di ravvedersi. Ecco, quindi il battesimo che Giovanni praticava era questo qui, che quelli che accettavano di ravvedersi, cioè di mettersi la testa verso, di mettersi la testa a posto, dice: io mi voglio mettere la testa a posto, voglio servire il Signore. Ecco, tutti gli errori che ho commesso nel passato non li voglio commettere più. Quindi, ecco, io vengo, faccio questa promessa al Signore e mi battezzo. È come se loro mettevano una firma. Allora, in quel momento che cosa accadeva? Che loro, confessando i loro peccati, quindi riconoscendo di avere sbagliato e confessando, non li coprivano, vedete, come ha fatto Adamo ed Eva, come hanno fatto sia Adamo che Eva e Adamo nel giardino dell'Eden, che cercavano di imbrogliare, di coprire, Invece loro, vedete, andavano da Giovanni Battista e confessavano i loro peccati. Amen? Quindi dicevano: sì, noi, per esempio, io sono stato un maldicente, sono stato un ladro, sono stato qua, quindi io mi pento, voglio iniziare una nuova vita. Ecco, e in quel momento, vedete, il Signore interveniva. Praticamente, guardate, è una cosa meravigliosa, avveniva la stessa cosa come quando diciamo i credenti andavano dal sacerdote e gli offrivano un agnello, un capretto, aveva quasi lo stesso valore. Amen. Perché loro ricevevano il perdono dei loro peccati, perché confessando i loro, perché se li confessavano, che il Signore li lasciava sempre, allora dice: perché mi confessaste a fare? Ecco, rimanevano nei loro falli, nei loro peccati, quelli che confessavano e poi continuavano. Amen. Ma quelli che effettivamente confessavano e poi si ravvedevano, cioè non commettevano più, allora ricevevano il perdono di tutti i loro peccati passati. Guardate che cosa bella che è. Allora, dice Giovanni stesso, dice: portava un vestito di pelle di cammello e una cintura di cuoio intorno ai lombi, e il suo cibo erano locuste e miele selvatico. Guardate, gloria al Signore, lui, no? Essendo un servitore di Dio, che, fratelli, quello che ha ricevuto Giovanni è stato un grande dono da parte di Dio, un grande onore, perché nessuno dei profeti ha potuto parlare, ha potuto fare quello che Giovanni ha fatto direttamente con il Figlio di Dio. Amen. Gloria a Dio. Quindi possiamo, ecco il più grande tra i nati di donna, anche in questo. Alleluia. Amen. E guardate, lui, quindi, come avendo ricevuto questo mandato da parte di Dio, vedete, non si inorgoglì. Ecco, l'umiltà. Perché, onestamente, com'era vestuto, potrebbe a noi non interessarci. E neanche poteva interessare a quelli che andavano per farsi battezzare. Però, ecco il Signore che ha parlato di umiltà. Noi vediamo che se Matteo ha scritto questo e anche altri che hanno scritto gli Evangeli, allora, vediamo che dice: Giovanni stesso portava un vestito di pelle di cammello e una cintura di cuoio, quindi non indossava un vestito lussuoso, di lusso. Amen. Fratelli, non dico che andiamo a venire tutte sciazzate, lo addensavate da Gesù pure dobbiamo camminare in giro, Però ecco l'umiltà anche in questo. Un albero buono fa frutte buone, un albero cattivo frutte buone non ne fa. Ma Signore, va d'accordo, va bene,
e poi te fa pure attacchi. Eh? Non si dice tac? Si dice tac, no, tac. No, tac ti scappa. Oh. Perché effettivamente Giovanni, vedete, vestiva, per dire, aveva un vestito molto umile. E come questo grande servitore di Dio non poteva indossare un vestito più elegante, non poteva sedersi a tavola e mangiare anche dei cibi succulenti. No, quindi guardate quindi come lui viveva nella assoluta umiltà. Amen. Tanto nel vestire quanto nel mangiare. Amen. Sia nell'uno che nell'altro. Ah, io modestamente a mattina, se non hai e qua e là, poi uno si fa la bocca tanta ranne, no? Io mangio questo, Alleluia. Io modestamente quando ne esco, chi cose fermate. A proposito, se volete cose fermate, io vi filmo. Però vado a computare bene, altrimenti. Perché io firmo soltanto quei vestiti di sana dottrina. E allora, quindi vediamo come Giovanni, vedete, ecco, un servitore di Dio. E che dire dei due famosi testimoni che dovranno entrare in azione pure, non sono anche loro vestiti di sacco? Amen, gloria a Dio, alleluia. Giovanni portava quindi un vestito di pelle. Allora, Gerusalemme e tutta la Giudea e tutta la regione adiacente il Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel Giordano, confessando, vedete, i loro peccati. Ma egli, vedendo molti dei farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Perché vedete lo spirito, ecco quella luce di cui il Signore mi ha fatto parlare all'inizio del culto, del servizio, no? Che la luce che c'è nei servitori di Dio è di più di quella che può essere negli altri, perché scribi, farisei, sadducei, era tutta gente colta, non era gente ignorante, no? Però guardate, ecco lo spirito, ecco la luce che c'era dentro Giovanni nel vedere avvicinare questi farisei, alleluia, sadducei, disse loro: razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? E scusa, tu come fai a parlare così? No? Loro potevano, avrebbero potuto dire: ma scusa, noi siamo venuti qua per farci battezzare e tu ci offendi. Chi sei tu? Come fai a dire razza di vipere? No, perché Giovanni, ecco, la luce di Giovanni, amen, gli aveva fatto, non a radiografia, tutto erano trasparente davanti a lui, si vedeva tutto l'interno che c'era, amen, nella mente, nel cuore, nel tutto. Quindi lui gli avrebbe detto: oh, perché tu in questo momento vai così, amen, ci avessi lui giù tu, la vita. Amen. Gloria a Dio. Quindi dice: fate dunque frutti degni del ravvedimento. Ecco, vedete, loro erano andati solo perché vedevano in Giovanni una persona molto spirituale, autorevole nel parlare, non autoritaria, autorevole, insomma, parlava. E quindi dice: guarda, questo qui veramente di come parla, come, perché fratelli, chi non vuole accettare non accetta, ma non è che non si vede quando è una persona, quando un pastore si è guidato dallo spirito o no. Fratelli, se uno vuole tirare sempre acqua con i propri mulini e vuole fare quello che vuole, allora non ce n'è nulla che c'è qua, cioè, però fratelli, il parlare dello spirito
È diverso dal parlare, diciamo, della carne oppure di una preparazione, di una cultura non spirituale, ma ottenuta tramite studi, insomma, cosa, è diversa. Amen. Gloria a Dio. E quindi vedevano in Giovanni che era spontaneo così, e poi un uomo così grezzo, ecco, no? Quindi dice questo con tutta sta sapienza non ci viene, e infatti lo temevano. Guardate che ci dice la scrittura che a Giovanni Battista, vedete che lo temevano tutti, e avevano paura di parlare male di lui, perché quando Gesù gli chiese, perché lo accusavano, dice: tu con quale autorità parli così, pure a Gesù, no? Dice: voi volete sapere con quale autorità io parlo così? Voi rispondetemi. Dice Giovanni Battista, parla di Giovanni Battista, dice Giovanni Battista, da dove veniva? Il battesimo, dice, era dalla carne o da Dio? Dice: se noi gli diciamo che era da Dio, dice, voi perché allora non gli avete creduto? Se gli diciamo che era per la carne, dice, carne linciano. Quindi ebbero paura, vedete, lo temevano di parlare male. Con tutto ciò che gli scribi e farisei non erano spirituali, molto spirituali, però un certo timore di Dio. Perché guardate che il popolo di Israele, anche se è stato un popolo ribelle, disordinato, però ha avuto sempre timore di Dio. Perché quando effettivamente c'era un servitore di Dio che sapeva ben prendere le redini nelle mani, guardate che tutto il popolo effettivamente lo seguiva. Amen? Quindi, ma siccome vedete i re stessi, i sacerdoti, non ci sono stati elementi validi, e quindi il popolo viveva male. E allora, quindi questi andavano da Giovanni Battista per farsi battezzare, perché dice qua, ci vuole, si vede che ci vuole, alleluia, amen. E allora dice, non pensate di dire fra di voi stessi: noi abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che Dio può far sorgere dei figli di Abramo anche da queste pietre. Vedete quindi che già per lo spirito Giovanni Battista vedeva, leggeva nella loro mente, che loro dicevano: noi andiamo, ci facciamo battezzare, perché questo, perché vedevano che tutte grandi folle lo seguivano a Giovanni Battista. Quindi loro, per attirarsi, vedete, la simpatia, quindi loro andavano da Giovanni Battista per farsi battezzare, non per mettersi in regola con Dio, ma andavano a farsi battezzare da Giovanni Battista perché vedevano che c'erano tutte quelle persone, dice, dal Giordano, da tutte quelle parti, che andavano per farsi battezzare. Allora, quindi dice, allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la regione adiacente il Giordano accorrevano a lui. Quindi gli scribi, fare 16, ma tutta questa gente ci corre dietro, quindi ce l'ha per profeta. E che facciamo se noi non andiamo? Questi non ci osserveranno più. Amen. Quindi attiriamoci la simpatia di tutta questa gente, finta che anche noi crediamo nel battesimo, come loro crediamo nel battesimo di Giovanni, e così ce l'avremo dalla nostra parte. Amen. Quindi con questa intenzione, perché dice: tanto noi siamo figlioli d'Abramo. Amen. Ci siamo? Ecco, il loro ragionamento era questo: tanto noi siamo figlioli d'Abramo, o con battesimo o senza battesimo non cambia niente, però facciamoci battezzare, così ci attiriamo la simpatia di tutta sta gente che ci va dietro e si fa battezzare. Amen. Giovanni Battista, ripieno dello Spirito Santo, ci dice la radiografia, ci dice tutte cose, dice: prazza di vipere, disonesti e disgraziati che non siete altro, e voi venite qua a farlo battezzare, e in torso corso invece dite che siete figli di Abramo. Io vi dico, ravvedetevi. Amen. Vedete il perché, gloria all'Altissimo, alleluia.
Ma in disgrazia di vivere, chi vi ha mostrato a fuggire dall'ira a venire? Fate dunque frutti degni di ravvedimento e non pensate di dire fra voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può fare sorgere dei figli di Abramo anche da queste pietre. Amen. Quindi vedete, in questa sua esortazione lui cercava di metterli sulla buona strada. Perché dice, voi non vi potete prendere gioco di Dio, perché già se me ne sto accorgendo io che siete falsi, quanto più se ne accorge il Signore che siete falsi, è giusto? Quindi voi morirete sempre con la convinzione che siete figlioli di Abramo, che siete giusti, che siete privilegiati. Amen, ci siamo, riesco a farmi capire. Amen, questo era il senso, alleluia. Perché dice, io vi dico che la scure è già posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Ed avere da però fa male, perché ognuno vuole essere sempre elogiato. Fratello, sono un buon fratello, un caro fratello, tu Signore te benedici, sei molto spiritato, sorella, no, bello, tutte. Invece no, fratelli, quando c'è da parlare chiaro, sa parlare chiaro, perché, fratelli, c'è di mezzo la salvezza dell'anima. E con le cose di Dio non si può scherzare, non si possono prendere alla leggera. Alleluia, gloria a Dio. Quindi la scure, dice, è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Dice, quindi io vi battezzo in acqua per il ravvedimento. Quindi io vi battezzo in acqua, però voi mi dovete ravvedere, perché voi venendo a me, quindi accettate il ravvedimento. Cioè, amen? Quindi accettate, ravvedetevi, perché? Perché io vi battezzo con l'acqua. Se voi veramente vi ravvedete, colui che viene dopo di me vi battezzerà con lo Spirito Santo. Amen. Ecco il fuoco, alleluia. Quindi inizierà la vera opera di Dio, alleluia. Io battezzo in acqua per il ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, ed io non sono degno neanche di portare i suoi sandali. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia. Vedete, egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia. E guardate, gloria al Signore, se gli scribi, i farisei e i sacerdoti avessero accettato questa esortazione da parte di Giovanni Battista, il Dio li avrebbe lasciati non a continuare i sacerdoti, ma li avrebbe usati come suoi discepoli, non come i 12 apostoli, no, ma come diceva, perché d'altra parte poi Gesù ne ha chiamati altri 70. Amen, gloria a Dio. Quindi pensate, 70 più 12, 82. Amen. Alleluia, gloria a Dio, come discepoli, come apostoli erano soltanto i 12. Allora, seguitemi attentamente. Quindi, se loro avessero accolto bene questa esortazione da parte, quindi, di Giovanni Battista, il Signore li avrebbe lasciati a lavorare nel campo di Dio. Invece, vedete, e Giovanni come glielo dice? Sotto questa forma, sotto questo aspetto. Egli ha in mano il suo ventilabro, quindi quando viene, per dire, fa la cernita, fa la pulizia, alleluia. Egli ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente la sua aia. Guardate come il Signore mi ha dato da capire e da vedere la cosa. Attenzione, quindi, se scribi, sacerdoti fossero rimasti veramente fedeli a Dio dietro questa esortazione da parte di Giovanni Battista, quindi loro sarebbero rimasti al servizio di Dio non più come sacerdoti, ma come evangelisti, come praticamente
e come dottori, continuando dottori, perché fratelli, i doni dello Spirito Santo poi c'erano, sono i ministeri. Quindi gli scribi, se loro avessero accettato l'esortazione di Giovanni, il Signore li avrebbe lasciati. Praticamente il Tempio di Gerusalemme, nel Tempio di Gerusalemme non si sarebbero offerti più sacrifici di sangue. Amen? Eh? Ah, forse è sopra che parlano i bambini. Allora, riesco a farmi capire? State attenti. Quindi, allora, il Tempio di Gerusalemme sarebbe rimasto intatto senza essere distrutto, perché poi è stato distrutto, mi pare che è stato da Tito nel 70 d.C., rasa al suolo, quindi sarebbe rimasto intatto. E nel Tempio, sapete cosa sarebbe diventato il Tempio? Una chiesa evangelica, per dire, va? Per farmi capire meglio, una chiesa, una grande chiesa dove i credenti andavano per continuare ad ascoltare la parola di Dio e la salvezza in Cristo Gesù. Come capite che vi dico? No, forse non mi pare che non tanto affrasto tutte. Nel Tempio di Gerusalemme, perché si era sotto la legge ancora, si offrivano quindi sacrifici ed olocausti. Amen. Ed erano i sacerdoti che lo offrivano. Però, essendo Gesù l'ultima vittima, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Quindi dice, questo tempio che ne facemmo? Con questo tempio, come che certe volte, ecco, per dire, come che certe volte tanti cinema li hanno trasformati in chiese? O no? Mai non avevo sentito dire? No? A Roma, per esempio, c'era un cinema, e poi l'hanno comprato e hanno fatto una grande chiesa. Io ci sono stato tantissimi anni fa, ecco perché vi dico che è sicuro, perché ci sono stato io lì. E allora, quindi il Tempio di Gerusalemme sarebbe rimasto come una chiesa dove si sarebbe diciamo predicato l'Evangelo di Cristo, la salvezza in Cristo. Amen. Quindi il Signore non gliel'avrebbe fatto distruggere. Gliel'ha fatta distruggere perché loro, caparbiamente, sono rimasti sempre attaccati alla vecchia legge di Mosè e hanno rifiutato Gesù come l'agnello di Dio che era venuto a togliere il peccato dal mondo. E quindi dice, e siccome non serve più perché l'agnello di Dio è stato immolato, quindi sto tempio, per come lo volete usare voi, continuare a usare voi, non serve, allora io glielo faccio distruggere, dice il Signore. E gliel'ha fatto distruggere. Amen. Se loro invece avessero accettato e la predicazione di Giovanni Battista e la predicazione di Gesù, quindi quei sacerdoti sarebbero diventati tutti come gli apostoli, no? Fratelli, per esempio, l'apostolo Paolo, l'apostolo Paolo, per esempio, non è che era uno di 12 apostoli. L'apostolo Paolo non era uno dei 12 apostoli, però guardate che ammaestramenti, come lui ammaestrava i credenti. Ora al posto, sia gloria, grazie Gesù, guarda, io l'ho menzionato così tanto, gloria a Dio, però guardate, Giovanni, sì, l'apostolo Paolo, quindi Saulo da Tarso, mi state seguendo? Fate attenzione, perché guardate, è bellissimo, più semplice così, se state attenti e non lo dimenticherete più per tutta la vita. Saulo da Tarso, cioè che poi successivamente l'apostolo Paolo, era un fariseo. Non sapevate voi? L'apostolo Paolo era un fariseo. Ecco perché perseguitava la chiesa e li faceva ammazzare. E il Signore lo ha fermato sulla via di Damasco e lo accecò. Era un fariseo. Lui prendeva gli ordini dai sacerdoti, l'elenco, diciamo, dei nuovi credenti, di cristiani. Lui andava, li arrestava e poi ci faceva ammazzare. Amen. Quindi vedete come quindi il Signore ha fatto con Saulo da Tarso, con l'apostolo Paolo, avrebbe fatto pure con Caiafa.
con tutti gli scribi, con tutti i farisei, me avete capito? E il Tempio di Gerusalemme sarebbe, avrebbe cambiato sistema come servizio al Signore. Amen. Invece di sacrifici di carne, sacrifici di sangue, quindi si sarebbero offerti sacrifici di lode. Amen. Chiaro? Alleluia. Vedete che cose meravigliose che il Signore ci insegna? Alleluia. Quindi dice, allora, quindi lui le avverte, dice fate attenzione che colui che io vi battezzo con acqua, vedete che dietro di me ne viene uno che era prima di me, che io non sono degno di neanche di portare i suoi sandali, lui vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Lui ha in mano il suo ventilabro e pulirà interamente l'aia sua. Guardate come si realizzò questa profezia, perché in quel momento Giovanni ha profetizzato. Egli ha il suo ventilabro in mano e pulirà interamente l'aia sua. Infatti, guardate, con la morte e risurrezione di Gesù Cristo, il Tempio di Gerusalemme è stato raso al suolo, il sacerdozio levitico scomparve agli occhi di Dio, quindi vedete il ventilabro, come lui fece pulizia? Vedete come si realizzò? Ah, se avessero ascoltato! Ah, se avessero ascoltato! Ah, se ascoltassero tanti credenti al giorno d'oggi! Ah! Quante cose il Signore ha fatto profetizzare! Ma tutti, noi siamo figli d'Abramo, non dicono che sono figli d'Abramo, noi siamo evangelici, siamo stati i primi, e abbiamo la chiesa più grande che c'è a Messina, oppure d'Italia, oppure di... Avete andato a cogliere emozioni e sigarette, diciamo che ce ne sono più gloria a Dio, ma che mi fanno ridere, gloria a Dio. Ecco, vedete, mentre allora si vantavano che erano figlioli d'Abramo, che avevano tutto nelle mani, oggi si vantano tutti e si fanno a gara per avere la chiesa più grande. C'è la gara, la corsa. Amen. A cosa vuole un padrone che sai? Alleluia. E questa sera il Signore non sta parlando a quelle che non ci sono più. Sta parlando a quelle che ci sono oggi. Non pensate di dire tra di voi siamo figlioli d'Abramo, siamo i prescelti, abbiamo le chiese più grandi, abbiamo la dottrina più giusta. Alleluia. Perché colui che viene dopo di me è fuoco consumante. Alleluia. Quindi il Signore questa sera, alleluia, poiché appunto allora, subito dopo, doveva venire Gesù, amen? Anche questa sera il Signore sta parlando così, perché deve venire Lui, sempre lo stesso Gesù, alleluia, non come l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, ma come il Re dei Re, il Signore dei Signori, il Giudice dell'universo, alleluia, Re dei Messia l'amata, alleluia, gloria al tuo nome, alleluia, alleluia. Allora Gesù venne dalla Galilea al Giordano da Giovanni per essere da lui battezzato, ma Giovanni gli si opponeva fortemente dicendo io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. Guardate, ecco l'umiltà, per esempio Giovanni poteva dire guarda quale grande onore mi sta dando il Signore, mi battezzo al suo figliolo, battezzare al suo figlio, invece no, ecco l'umiltà. Amen. Perché pensavo che il discorso dell'umiltà era passato a me. Guardate, l'umiltà di Giovanni, quando dovete venire avvicinare, non ci dice a Gesù, razza di vipere. Amen. E come, ecco, la luce dello Spirito Santo, guardate, mentre per i farisei, i sadducei, razza di vipere, chi vi ha mostrato a fuggire lì a venire? Guardate, in colui che ora si avvicina, tu vieni a me per essere battezzato, sono io che devo essere battezzato da te. Amen. Guardate, l'umiltà, l'umiltà. E
potrebbe sembrare che in Giovanni noi avessimo visto il massimo dell'umiltà, no? Invece c'è ancora quel massimo, quel superlativo assoluto. Amen? Gesù lascia che ogni ingiustizia si compia, ancora più umile di Giovanni. Amen? Il superlativo assoluto. Amen, gloria a Dio. Per quanto riguarda l'umiltà, perché ci poteva dire sì, hai ragione, effettivamente va bene, ma invece no, lascia che ogni giustizia. E Gesù rispondendo gli disse: lascia fare per ora, perché così ci conviene adempiere ogni ingiustizia. Allora egli lo lasciò fare. Alleluia. Umiltà e ubbidienza. Fratello, vedete quante cose ci vogliono nel campo di Dio? Non chiunque, diciamo, dice Signore, Signore, entrerà nel regno di Dio. E Gesù appena fu battezzato uscì fuori dall'acqua ed ecco i cieli gli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui ed ecco una voce dal cielo che disse: questi è il mio amato figlio nel quale mi sono compiaciuto. Perché si poteva innalzare. L'avete visto voi stessi, vedete il mio figliuolo? Si poteva innalzare. E se si fosse innalzato avrebbe avuto ragione. Come figlio di Dio. Ma nonno, vedete, come maestro da insegnare ai popoli cosa vuol dire umiltà, sottomissione a Dio per ricevere le sue benedizioni. E Dio ci benedica. Alleluia. E con questo cantico ti abbiamo detto tutto. Alleluia. Sì, Signore, cambia il nostro cuore. Alleluia. Facci vivere veramente da veri figlioli tuoi. Alleluia. Rendici tutt'uno, Signore. Ovunque ci troviamo, con te e tra di noi. Alleluia. Gloria al tuo nome. E fai che ti possiamo aspettare. Non come quelle cinque vergini stolte, ma come quelle cinque vergini sagge, avvedute. Questo è quanto ti chiediamo, Padre, nel nome di Gesù, che con te lo benediciamo in eterno. Amen, amen, amen. Dio sia lodato. E ringraziamo tutti insieme il Signore per quanto abbiamo ancora appreso in questa sera attraverso quest'altro culto andato in onda.
Radio Messaggio Cristiano dà a tutto noi l'opportunità di seguire tutti i culti martedì e venerdì sera, come quello già giunto al termine, e le dirette del fratello Nino, ogni domenica mattina alle 10:15, precedute dalle vostre richieste, sempre sulla nostra frequenza radio, sul nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook. Se desiderate chiamarci, fatelo al 349 64 11 232. Adesso io vi saluto con la pace di Gesù e sulla nostra frequenza andrà in onda l'ultima trasmissione di oggi, ma sul nostro canale YouTube ci sono i culti e le dirette già andate in onda, video dei cantici, e sulla nostra pagina Facebook il fratello Nino, come ogni sera, vi saluta augurandovi la buonanotte col calendario di Radio Messaggio Cristiano.